Passiamo all'oggetto numero 27, carenza progettualità nel recovery plan regionale del comprensorio del Trasimeno. Interroga la vicepresidente Meloni. Grazie vicepresidente. Dunque, rimodulo un attimo l'interrogazione, ovviamente depositata 10 giorni fa, anche sulla base delle gli ultimi incontri che la Giunta regionale ha avuto con i sindaci anche dell'Unione dei Comuni. Quindi di fatto quello che era stato l'incipit della mia interrogazione, che riguardava appunto la carenza di progettualità nel recovery plan del comprensorio del Trasimeno, probabilmente oggi andrebbe un attimo rimodulata, quindi lo farò. Quello che mi preme però sottolineare, che è contenuto anche nell'interrogazione, è come il territorio del Trasimeno, come sappiamo, rappresenta comunque un importante comprensorio turistico a livello regionale. Noi sappiamo che i progetti del recovery plan non sono progetti che saranno dedicati a singoli e piccoli territori, ma dovranno essere progetti che dovranno avere una ricaduta interregionale o comunque di importanza oltre il confine del proprio territorio. Scusate un attimo di silenzio, per favore. E quindi sostanzialmente è anche questo l'obiettivo che ci si vuole porre in un territorio di un bacino di circa 60.000 persone, ma che però in questo periodo anche difficile, nel report della Regione Umbria, i dati contenuti ci confermano che nel periodo da gennaio a ottobre 2020 c'è stato un totale di arrivi di 111.214 unità e una presenza di 521.524 unità, che caratterizzano quindi il nostro bacino come uno dei punti strategici di rilancio turistico del nostro territorio, oltre al fatto che è il maggiore dei 6 parchi regionali umbri e una ovviamente delle zone umide più importanti anche d'Europa per la presenza di specie botaniche, faunistiche e ittiche di enorme valenza. Quindi noi conosciamo però anche i limiti di questo territorio, limiti che ovviamente hanno una storia, alcuni di questi vengono da lontano. Quindi quello che noi ci aspettiamo anche nella progettualità, anche alla luce della mozione che abbiamo approvato unitariamente a settembre 2020, dove appunto invocavamo l'adozione urgente di misure indispensabili per valorizzare il lago Trasimeno, e che recitava testualmente proprio l'utilizzo delle risorse provenienti dal recovery plan. Quindi quello che oggi vorrei, diciamo, questa interrogazione utilizzare per interrogare la Giunta regionale, che si basa essenzialmente sulla risoluzione della carenza idrica del Trasimeno, sulla questione dell'isolamento infrastrutturale, principalmente quindi la Perugia Chiusi, che comunque darebbe un respiro anche regionale di mobilità, soprattutto anche se pensiamo alla riduzione dei tempi di percorrenza tra Perugia e Roma, e anche in progetto della mobilità elettrica. Sappiamo che c'è stato questo incontro tra l'Unione dei Comuni e la Giunta regionale, quindi anche alla luce di questo ovviamente vorrei appunto sapere quali sono un po' i criteri utilizzati e qual è il percorso che si sta facendo adesso da qui alla presentazione dei progetti. Grazie. Do la parola al vicepresidente Morroni per la risposta. Grazie. Sì, grazie vicepresidente. Ma rispondo con molto piacere a questa sua interrogazione, che mi dà l'opportunità di sottolineare alcuni aspetti. Prima questione: è già stato oggetto di attenzione in precedenti riunioni dell'Assemblea legislativa e in altre occasioni dove si è potuto comunicare con riguardo al recovery plan, al ruolo delle regioni. Quindi ricordo ancora una volta che ad oggi, con riguardo al percorso di definizione dei progetti del recovery plan, il ruolo delle regioni è un ruolo assolutamente non definito, sia per quanto attiene le funzioni che possono essere attribuite alle regioni stesse, sia con riguardo all'eventuale dotazione di risorse finanziarie. Fatta questa premessa, vorrei altresì ricordare, e anche questo passaggio è stato già oggetto, credo in maniera esaustiva, di chiarimenti, che le elaborazioni avanzate dalle regioni
da tutte le regioni, compresa la regione Umbria, in questo quadro di incertezza sono state semplicemente delle elaborazioni frutto di ricognizioni tecniche delle progettualità presenti. Quindi non esaustive, naturalmente, e nemmeno fatte oggetto di una sorta di vaglio di natura squisitamente politica e tantomeno di indicazioni in questo contesto di priorità conseguenti. Questo per dire che le progettualità sono progettualità che mantengono un orizzonte assolutamente aperto, teso ad essere definito, almeno questo è il nostro augurio, il nostro auspicio, nel momento nel quale verrà scandito con la necessaria precisione ruolo, funzioni, compiti e risorse che alle regioni verranno assegnate. In questo scenario l'attenzione del nuovo esecutivo regionale dell'assessorato competente verso il Lago Trasimeno credo che in questi 13 mesi di attività sia stato puntualmente e ripetutamente affermato. Stiamo dando vita a una rinnovata attenzione verso un'area del territorio regionale forse trascurata negli ultimi lustri, a discapito delle potenzialità che quel territorio invece presenta e che debbono essere oggetto di un'attenzione e di scelte politiche coerenti con l'obiettivo di assicurare a quel territorio quelle opportunità e quelle potenzialità di crescita che esso merita. A tale riguardo e a conferma di questa attenzione, lo diceva lei nella sua presentazione, mi preme ricordare l'incontro che è avvenuto nell'ambito della fase partecipativa che era stata preannunciata e che si sta svolgendo da parte della Presidente con, tra gli altri, gli enti locali, quindi i comuni del territorio. In quel contesto, come lei sa, a fronte di un'apertura, di una disponibilità coerente con il ragionamento che le sto facendo, da parte dei comuni e dell'Unione dei Comuni del Lago è venuto l'impegno a presentare due progetti che saremo ben felici di accogliere, di poter valutare insieme e di vedere in che modo sostenerli anche al di là e al di sopra del recovery plan e delle risorse che questo canale di finanziamento metterà eventualmente a disposizione. Mi preme altresì portare alla sua attenzione, a conferma di una volontà politica chiara che l'esecutivo sta esercitando su questa tematica che lei ha sollevato, che proprio nei giorni scorsi si è svolta un'importante iniziativa di brainstorming che vede coinvolto l'Ateneo, quindi l'Università degli Studi di Perugia, la Regione dell'Umbria, la Provincia di Perugia e l'Unione dei Comuni. È un'iniziativa, credo, importante, che scandisce questa sorta di santa alleanza tra diversi livelli istituzionali e quello che è un fulcro della ricerca e dell'elaborazione progettuale della nostra regione, qual è appunto l'Università degli Studi di Perugia, un'iniziativa che è partita dall'università, che ha trovato l'attenzione e la piena disponibilità della regione accanto agli altri livelli istituzionali che ho citato. E anche lì il proposito qual è? Quello di addivenire nel giro di pochi mesi alla messa a punto di un progetto organico di sviluppo di quell'area che tenga conto degli elementi di pregio sotto il profilo naturalistico ambientale, delle caratteristiche uniche ed esclusive del lago, delle caratteristiche più generali di un territorio che, come ho detto poc'anzi, è per opinione comune un territorio ricco di potenzialità e di energie fino ad oggi inespresse e che invece vogliamo che vengano canalizzate per far sì che poi la realtà possa diventare una realtà di grande pregio e soprattutto un luogo in grado di costruire percorsi di crescita e di sviluppo organici e capaci di delineare prospettive di medio e lungo periodo in termini qualitativi, di sviluppo sostenibile, di sviluppo di pregio interessanti e rilevanti. Consigliera Meloni, prego. Grazie Presidente. Grazie Vicepresidente Morroni per la risposta esaustiva, chiara e anche che rispecchia un po' quello che è il piano che anche noi in quel territorio abbiamo in mente come amministratori locali, ma anche diciamo tutti gli stakeholders che in questo
momento soprattutto stanno partecipando anche a quel tavolo che lei prima ha ricordato, e in virtù proprio di quel tavolo proposto dall'università e però che ha all'interno anche tutti gli attori dalla provincia alla regione, che in questo momento vorrebbero disegnare un futuro di sviluppo chiaramente sostenibile, ma di sviluppo concreto proprio per quel territorio, che noi ci aspettiamo ovviamente poi un piano di azioni concrete che porti avanti quelli che oggi sono ovviamente delle idee, degli approfondimenti, delle analisi che sono stati fatti a partire dall'università. Quindi chiaro che oggi, come ho detto in apertura, questa interrogazione è stata rimodulata anche alla luce di quelli che sono i percorsi che sono stati fatti a posteriori, pur comprendendo che chiaramente all'inizio la preoccupazione era dovuta al fatto che nelle prime schede elaborate dalla Regione, probabilmente in maniera anche non dico frettolosa, ma sicuramente non con le priorità, non con le tempistiche giuste, perché probabilmente in un ragionamento di sintesi ci sono state comunque c'erano comunque delle argomentazioni e delle progettualità da mettere in piedi. Quindi alla luce di questo credo che questa fase partecipativa che si è aperta, attiva, e anche questa unione, questo confronto che c'è a partire dall'unione dei comuni e con l'università e con tutti gli altri enti, credo che si possa veramente dare gambe ad un progetto che attualmente è pieno ovviamente di contenuti e anche di storia e anche di progetti e di analisi che erano state fatte nel corso degli anni, ma che possano dare con le risorse finanziarie giuste lo sviluppo organico nel tempo che questo territorio ovviamente merita. Quindi noi saremo a disposizione e per lavorare insieme, costruendo quello che si può massimizzare per quel territorio sotto ogni profilo. Grazie. Grazie Vicepresidente Meloni. Siamo all'oggetto numero 28, giusto? Criticità e ritardi sul piano vaccinazioni della Regione Umbria. Chi la illustra? Consigliere, siete in 5. Consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie Presidente. La nostra interrogazione è sulle criticità e ritardi del piano vaccinale per la Regione Umbria. Come sapete, il piano vaccinale rappresenta la più grande risorsa e leva di sviluppo per i nostri territori. Chi riuscirà a fare una vaccinazione capillare sarà il primo a ripartire, ma rappresenta anche l'unico mezzo efficace di protezione degli operatori sanitari, prima di tutto, degli ospiti nelle RSA, nelle RP, dei pazienti presenti nelle nostre strutture sanitarie, in cui stanno dilagando decine e decine di focolai, per poi passare a tutti i lavoratori essenziali, permettere di far ripartire la scuola, l'università, permettere di far ripartire il commercio, il turismo, l'industria, e allargarlo a tutta la popolazione. Queste sono le quattro fasi del piano vaccinale. Il problema è che l'Umbria è rimasta indietro. Il problema è che qui ci sono grosse criticità. È rimasta indietro perché noi di queste quattro fasi siamo arenati alla prima e non abbiamo ancora terminato la vaccinazione degli operatori sanitari. Addirittura negli ospedali Covid c'è personale che sta a contatto con i pazienti, cito il caso di Spoleto, emblematico, ma ce ne sono tanti altri, che sta a contatto con i pazienti, operatori sanitari ancora non vaccinati. Abbiamo deliberato in Consiglio regionale 2 settimane fa di inserire nel piano vaccinale tutti i medici, liberi professionisti, gli odontoiatri, gli psicologi, i medici veterinari, i farmacisti. Ad oggi di questi sono vaccinati ancora 0, a fronte delle altre regioni che hanno già terminato le vaccinazioni degli operatori sanitari, tutti, anche quelli liberi professionisti. In aggiunta, la nostra regione ancora non vaccina gli studenti delle professioni sanitarie e di medicina degli ultimi anni, non permettendogli così di fare i tirocini e di laurearsi. Ci servirebbero forze nuove nel campo sanitario. Altra questione da prevedere
e che ancora non viene purtroppo realizzata. Assistiamo addirittura al paradosso che ancora non sono stati istituiti i team vaccinali che dovranno fare le vaccinazioni. Cioè ci sono le dosi di vaccino, 40.000 nuove dosi in arrivo, o già arrivate in parte, e non si sa, non ci sono i team vaccinali per farli. Ieri ho ricevuto la telefonata di un medico, di un team vaccinale che non è vaccinato. Cioè dovrebbe fare i vaccini e non è vaccinato. Questa è la situazione vera, non quella che rappresentate in un mondo parallelo. Noi siamo arenati in questa fase, con l'Umbria, unica regione rossa, in campo giallo. Dalle altre parti non solo il piano vaccinale è avanti, ma si rientra nel campo di rischio più basso. Da noi, unica regione con la maggior parte dei comuni, tre quarti, in zona rossa e con focolai ovunque, territoriali, ospedalieri. In tutto questo, la nostra interrogazione, che poi sarà inserita anche, credo, nel tema di quello che ci riferirà dopo la Presidente, o che mi auguro intenda riferirci dopo la Presidente, rientra in un tema centrale, cioè il piano vaccinale. Finché noi non saremo in grado di comunicare verso l'esterno, avere un calendario chiaro, istituire i team che vadano a fare i vaccini agli ultraottantenni, che ad oggi non sanno nulla di come si dovranno vaccinare. Dovevate iniziare l'8 febbraio, invece inizierete a prenotare il 12. L'8 dovevate fare le dosi, come accade nelle altre regioni, il 12 inizierete a prenotare, ok? Questa è la situazione. Per cui, con l'interrogazione noi chiediamo com'è la situazione vera, sapere quante vaccinazioni sono state somministrate, il cronoprogramma per le prossime vaccinazioni, il calendario vaccinale con scadenze chiare e definite, come è organizzata la logistica, qual è il rapporto con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che non sanno nulla, se state istituendo i team vaccinali per andare a domicilio delle persone che non possono uscire di casa per poter fare il vaccino a domicilio, come è previsto per tutti i vaccini, anche quelli antinfluenzali, se avete previsto una campagna di comunicazione e informazione per favorire l'adesione al vaccino, ma anche per spiegare alle persone come accedervi, come prenotarlo. Inoltre, chiediamo nell'interrogazione se avete valutato l'ipotesi di sperimentare, come previsto dalla legge di bilancio 2021, la somministrazione dei vaccini tempo, anche, grazie. Ho finito, anche nelle farmacie idonee aperte al pubblico, con la supervisione di medici, di personale infermieristico e personale sanitario. Ultima domanda, se intendete fornire un quadro chiaro delle categorie che avranno la priorità vaccinale in fase 2 e in fase 3, ricordando che purtroppo noi ancora siamo arenati alla fase 1, di cui manca l'ultima parte, cioè la vaccinazione degli over 80, categoria più a rischio, per cui noi ancora dobbiamo iniziare a prenotarle, non a farle le vaccinazioni. Assessore Coletto, prego. Grazie, grazie Presidente. Il piano di vaccinazione Covid della Regione Umbria è stato redatto sulla base del piano vaccinazioni nazionale e i target individuati nelle varie fasi sono quelli del piano nazionale. L'applicazione del piano è iniziata nella Regione in maniera ottimale e i dati hanno evidenziato una buona performance della Regione se comparata a quella delle altre regioni, siamo quindi a livello nazionale. E questi sono numeri, non sono opinioni. Non sarà poi sfuggito la difficoltà nell'approvvigionamento. È notizia di qualche settimana fa, quando il commissario Arcuri ci dette la ferale notizia, veramente ferale, soprattutto in considerazione del fatto della situazione in cui si trova l'Umbria, cioè zona rossa, perché l'infezione sta correndo. L'unico sistema per bloccarlo, ha detto bene il consigliere Bori, ha detto bene il dottor Bori, è la vaccinazione. Ma non arrivano dosi di vaccinazioni, non arrivano. Erano state promesse, ma non arrivano. Abbiamo una potenzialità importante di vaccinazione.
ma se non abbiamo la materia prima, cioè i vaccini, difficilmente riusciremo a vaccinare le persone, difficilmente riusciremo a intervenire come vorremmo intervenire. Allo stato attuale, pertanto, sulla base dei vaccini pervenuti e di quelli per i quali è stata comunicata la fornitura, si ha la seguente situazione: operatori sanitari, prima dose 11.991, seconda dose 10.356 per un totale di 22.347. Operatori non sanitari ma all'interno delle strutture, quindi soggetti a protezione, sono 566 in totale. Il numero degli ospiti delle strutture per anziani sono 5.268 per un totale di 28.000 persone vaccinate. Sono state consegnate il 3 febbraio 31.590 dosi di vaccino Pfizer, ne sono state utilizzate 28.880, nella seconda settimana in corso sono in uso 2.340 dosi, le prossime forniture sono programmate in base agli arrivi. Sono state consegnate 2.000 dosi di Moderna, ne sono state utilizzate 1.000 e 1.000 sono state accantonate per la seconda dose, visto e considerato che abbiamo chiesto in Commissione Salute una cronologia delle consegne dei vaccini, perché è ovvio, è chiaro, è scontato che se non abbiamo una cronologia delle consegne difficilmente riusciamo a programmare quelle che sono le vaccinazioni. È impossibile. Difficilmente riusciamo a programmare le vaccinazioni. E questo deve essere chiaro, al di là delle mistificazioni e delle strumentalizzazioni. Mancano i vaccini, dato certo. Tant'è che il governo, AIFA ed EMA, sta tentando e sta portando avanti la possibilità di avere all'interno dei vari vaccini utilizzabili l'approvazione dello Sputnik. E io credo che sia assolutamente positivo che ci sia anche il vaccino russo, su questo non c'è ombra di dubbio. È un vaccino che funziona, è un vaccino che vorremmo avere nelle disponibilità. Figuriamoci se la regione dell'Umbria, avendo nelle disponibilità del vaccino, si rifiuta di inocularlo soprattutto ai pazienti fragili, soprattutto ai pazienti che hanno bisogno di cure e di attenzioni particolari. Si stanno completando le somministrazioni delle seconde dosi del personale sanitario nei servizi sanitari regionali, degli ospiti e del personale dell'RSA. Dal 12 è operativo il sistema di prenotazione vaccinale per i soggetti ultraottantenni in grado di accedere ai punti vaccinali territoriali predisposti e operativi dal 15 febbraio nelle sedi distrettuali. In data 5 febbraio si è tenuto l'incontro con l'organizzazione sindacale degli MMG per definire le modalità di coinvolgimento della campagna vaccinale in attesa dell'accordo nazionale che è in via di perfezionamento, a cui fa riferimento come indicazione il Ministro della Salute. Sono state assegnate alle aziende sanitarie e agli operatori individuati della struttura commissariale nazionale, medici e infermieri, per il supporto della campagna vaccinale da utilizzare nei presidi territoriali vaccinali nel numero di 20 unità. 16 per l'ULS 1, anzi scusate, 20 unità per l'ULS 1 e 16 unità per l'ULS 2. La capacità organizzativa dell'attività vaccinale e la potenzialità di vaccinazione dei centri vaccinali della Regione è in grado di consentire l'utilizzo delle dosi messe a disposizione senza ritardi di tempo. Verrà valutata l'opportunità del coinvolgimento delle farmacie anche in aderenza a quanto previsto a livello nazionale. Sottolineo che è stata la Regione Umbria a chiedere e ad ottenere l'opportunità a suo tempo di fare i tamponi a livello all'interno di quelle che sono le farmacie, considerando un vero e proprio presidio sanitario sempre sottoutilizzato, nonostante che la farmacia dei servizi sia stata approvata con legge nazionale già nel 2009 dall'allora ministro Ferruccio Fazio, ma finanziata solo qualche tempo fa. Per quanto attiene infine al target della fase 2 e della fase 3, sono quelli definiti in sede di conferenza Stato-Regioni. Oggi pomeriggio alle 15.30 la Presidente sarà in sede di Stato-Regioni per andare a definire quali sono le priorità vaccinali, che non sono ancora state definite. Stanno ancora discutendo le priorità vaccinali. Abbiamo fatto una commissione salute ieri sera per andare a definire
gli ultra ottantenni, quali vaccinare prima e quali vaccinare dopo, proprio ieri sera. Non più tardi ieri sera alle ore 18. Se non è informato, consigliere, la informo io. Questo è il dato, questo è il dato. Dopodiché, una volta definite le priorità, sottolineo, basta che arrivino i vaccini, noi siamo pronti a vaccinare. La settimana prossima procederemo anche con gli odontoiatri, con i medici liberi professionisti che in parte abbiamo iniziato a vaccinare e con i farmacisti, con particolare attenzione anche per i disabili. Grazie. Consigliere Bori. Grazie Presidente. Guardi Assessore, io fatico a esprimerle, poi dopo avremo l'informativa della Presidente, avremo modo di approfondire. Io fatico a esprimerle quanto è insoddisfacente questa risposta. Fatico ad esprimerle perché non si trovano le parole per dirglielo. Guardi, innanzitutto un grave errore nel contenuto di quello che ha detto. Lei ha detto che l'unico strumento che abbiamo è il vaccino. Non è così. Voi avete fatto degli errori enormi e ne parleremo dopo, perché ci dovete spiegare com'è possibile che l'Umbria sia l'unica regione rossa in Italia, pur essendo quella con i collegamenti più ridotti, con la mobilità più ridotta, siete riusciti a portarla al collasso. Ve lo dico io, perché non avete assunto una persona, avete fatto 24 assunzioni a fronte di 2.900 in Toscana e 5.000 in Emilia. Questi sono gli strumenti, non solo il vaccino. Manca il personale sanitario, affrontiamo la terza ondata con meno personale della seconda e con ancora meno della prima. Non state facendo i tracciamenti e gli isolamenti, un sistema completamente saltato, anche dentro alle strutture, anche dentro le strutture sanitarie. Non si sta facendo nulla di tutto ciò. Non è vero che c'è solo il vaccino, ci sono anche questi strumenti. Avete permesso il dilagare di due varianti, di due, senza accorgervene, perché era saltato il sistema. Sono mesi che ve lo diciamo. Allora non diciamo che c'è solo il vaccino. E per entrare nel vaccino, non avete ancora istituito i team vaccinali, ma non lo sa? Non glielo scrivono? Glielo devo dire io? Non ci sono i team vaccinali. Le altre regioni hanno già prenotato i vaccini, li stanno facendo. Se va nel Lazio, stanno già vaccinando. Qui da noi dobbiamo ancora iniziare a prenotarli. Questo è grave, non basta con gli scaricabarile. State andando avanti dall'inizio dell'emergenza. Una volta i ventilatori cinesi, una volta il governo, una volta... Basta, assumetevi le vostre responsabilità. Siete andati in giro a dire che eravate i più bravi. L'Umbria bella e sicura. Il merito era il vostro? Io non credo. Ma sicuramente la colpa è la vostra di questa gestione inadeguata, di questa arroganza. Nella seconda e nella terza ondata è inaccettabile. Ne parleremo dopo. Ma sul team vaccinale, sulla distribuzione dei vaccini, sui team vaccinali, e su quello che state facendo, mi dispiace, ma ci sono criticità enormi, e gravi ritardi, riconosceteli. Oggetto 29. Attivazione di servizi di medicina territoriale in collaborazione con la rete delle farmacie Umbre. Ovviamente la dottoressa Braconi ci sta, perché invece che sta qui dietro a me è un assistente d'aula. Attivazione di servizi di medicina territoriale in collaborazione con la rete delle farmacie Umbre. Chi interroga? Fora, prego. Sì, grazie Presidente. Buongiorno alla Giunta. L'interrogazione ha come oggetto l'evidente necessità di ripensare complessivamente il modello organizzativo del sistema sanitario, puntando alla continuità assistenziale e alla gestione delle cronicità. È un problema che evidentemente da tempo, ancora prima dell'avvento della pandemia, si rilevava nella nostra regione, ma che in questa fase ha assunto una rilevanza ancora più maggiore. Il Covid ha fatto emergere necessariamente in maniera molto evidente la necessità di rafforzare l'assistenza territoriale, facendosi carico anche di tutti quei pazienti cronici
che hanno visto peggiorare il loro stato in quanto è venuta meno l'assistenza ospedaliera, non hanno trovato risposte ai bisogni sul territorio. Su questo problema si segnala l'allarme degli specialisti che hanno espresso una grande preoccupazione per una drastica riduzione dei ricoveri per infarto e la rinuncia alle cure dei pazienti post-infartuati fino all'avvento della zona rossa per timore di recarsi alle strutture ospedaliere e oggi necessariamente perché molte prestazioni ordinarie sono bloccate. È evidente come anche la figura fondamentale del medico di medicina generale e del pediatra, pur supportando in maniera importante la medicina sul territorio, non bastino per poter rafforzare la rete d'assistenza. L'interrogazione parte dalla ovvia, direi, quasi constatazione che nella medicina territoriale i farmacisti svolgono un ruolo fondamentale nell'assolvimento della domanda di salute e del prendersi carico dei percorsi di cura delle persone e delle comunità. Non lo diciamo noi, lo dice l'OCSE, lo dicono i piani nazionali legati alla riorganizzazione della medicina territoriale, che mettono in evidenza come nei nuovi modelli di organizzazione dei servizi team multiprofessionali costituiti da medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari possano assumersi e prendersi in carico bisogni dei pazienti cronici, evitando spesso l'ospedalizzazione, ma evitando soprattutto in questa fase che la cronicità non abbia prese in carico. L'Umbria aveva già da tempo, con il piano sociosanitario regionale, assegnato alle farmacie di servizi, così venivano chiamate, un ruolo importante nello svolgimento di una serie di servizi legati all'ADI, al supporto alle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri, attraverso una serie di funzioni che non elenco, ma ne faccio alcuni esempi: la disposizione e la consegna domiciliare di farmaci, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie di farmaci in distribuzione diretta, eccetera, eccetera. Riparto da una adozione di giunta che è stata fatta nel 2019. La giunta ha deliberato di assumere le farmacie come vetrina della prevenzione, impegnandosi a stanziare, leggo il testo della delibera del 2019, la somma complessiva di 300.000 euro su base annua per rafforzare funzioni di medicina di territorio, collaborazione con le farmacie. Questo accantonamento ci risulta che è proseguito nel tempo e che ad oggi non siano state mai erogate queste cifre. Per questi motivi si chiede di conoscere da parte della Giunta se si intende utilizzare l'utilizzo di queste risorse economiche che sono a tutti gli effetti ad oggi non utilizzate, che rimangono inevase da parte della Giunta, affinché si possano sperimentare progetti di medicina territoriale anche innovativi, per esempio tramite la figura dell'infermiere di farmacia. Sono linee che finanzierà e che sono già presenti nelle linee d'azione della Comunità Europea e del Governo per il potenziamento della medicina territoriale e che in questo tempo soprattutto Dio sa quanto sarebbero necessarie per poter affrontare almeno in parte tutto il bisogno legato alle cronicità che purtroppo il sistema sanitario non riesce a prendersi in cura. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie. La DRG con la quale si fa riferimento, la 179 del 18 febbraio 2019, è antecedente all'intesa sancita in conferenza Stato-Regioni in data 7 marzo 2019, che prevede un apposito stanziamento per il triennio 18-2020 per l'avvio della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste nell'ambito della farmacia di servizi, che è una legge, come citavo poc'anzi, approvata nel 2009 dal Ministro Fazio, con oneri a carico del Servizio Nazionale, autorizzando la spesa di complessivi 36 milioni di euro a partire tra le 9 regioni interessate dalla sperimentazione, tra cui l'Umbria. A questo accordo Stato-Regioni ne è seguito un altro del 17 ottobre 2019, che ha approvato le linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi della farmacia di comunità, impegnando le regioni a recepire l'accordo stesso e a definire un cronoprogramma per l'attivazione delle attività sperimentali. L'accordo è stato regolarmente recepito
con delibera 1229 dell'11 dicembre 2019 e il cronoprogramma trasmesso al Ministero entro il termine indicato. Poi, come noto, siamo stati travolti da una pandemia. Le attività programmate per l'avvio della sperimentazione, definiti in accordo con le farmacie, hanno necessariamente subito una battuta d'arresto, come anche del resto nelle altre regioni interessate dalla sperimentazione. Si evidenzia però che nel frattempo sono stati raggiunti altri accordi con le farmacie che ovviamente non erano preventivati in precedenti accordi, con l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale comunque inquadrabili nell'ambito della farmacia dei servizi. Come diceva poc'anzi il consigliere Fora, la farmacia dei servizi può e deve essere un presidio sanitario vero e proprio sul territorio da sfruttare in sinergia con i medici di medicina generale per l'erogazione di prestazioni essenziali. E, tornando alla sperimentazione della farmacia di servizi, si evidenzia che nella delibera CIPE recante Fondo Sanitario Nazionale 18-19-20 il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 e dal decreto legislativo del 3 ottobre 2009 numero 153 erogate dalla farmacia con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 231 del 17/9/2020 e che in base a tale delibera la somma assegnata alla Regione dell'Umbria per lo svolgimento di tale sperimentazione ammonta a 720.293 euro. Infatti sono già riprese le interlocuzioni con le farmacie per la definizione di protocolli attuativi finalizzati all'attuazione della sperimentazione, compatibilmente con l'evoluzione di quella che è la pandemia Covid. Grazie. Replica la vicepresidente Meloni, prego. Grazie Presidente, ma dunque ripartendo dall'interrogazione e da quanto espresso dal consigliere collega Fora, appunto ci sono fiori di dati e di indagini che ci dicono appunto come il luogo più prossimo ai cittadini, proprio riconosciuto dai cittadini l'autorevolezza della figura del farmacista e delle farmacie anche in ambito sanitario, ha fatto proprio aumentare e rafforzare questo rapporto tra i cittadini e le farmacie e quindi anche andare negli impegni che in questi anni erano stati presi proprio per valorizzare la figura delle farmacie, del farmacista nel rapporto con i cittadini. Ora, che ci sia la pandemia e che ci siano delle oggettive difficoltà nel proseguire anche con impegni presi o con protocolli d'intesa o con convenzioni, ok, però è anche vero che forse in un momento come questo, dove sostanzialmente questo rapporto è ancora più stretto e ancora più utile, bisognerebbe accelerare questi processi in atto, perché le risorse impegnate ovviamente dalla Giunta, scusate un attimo, ma cioè veramente scusate, vi prego per cortesia, la vicepresidente Meloni. Esatto, cioè ci rispondiamo da soli, quindi potremmo anche finire la discussione. Vi prego di permettere alla vicepresidente in silenzio di finire, grazie. No, aggiungo solamente appunto che le risorse impegnate dalla Giunta sono accantonamenti firmati con le farmacie sul convenzionato, cioè sono risorse della Regione mai spese e sono soldi quindi accantonati che non sono stati mai spesi. Quindi io chiederei sinceramente di accelerare i processi in atto e non fermarsi sempre ai buoni propositi o come sempre prendere la questione della pandemia e delle difficoltà che ci sono per ritardare quelli che sono impegni che sostanzialmente sono già in essere e soldi che non sono stati spesi ma che sono stati impegnati. Quindi magari cerchiamo di non dico di essere seri, ma insomma di portare la discussione anche su ambiti concreti e non sempre procrastinare decisioni alla prossima volta, perché poi diventiamo anche poco credibili. Grazie.
Può iniziare, consigliere, tanto l'assessore, eccolo. Prego, consigliere De Luca. Grazie, presidente, ma questa interrogazione parte, diciamo, da quelle che sono le clamorose fake news contenute all'interno dell'ultima delibera di giunta che approva il piano, la modifica del piano regionale per la qualità dell'aria, che sostanzialmente attraverso una strumentalizzazione di quello che è l'inventario regionale delle emissioni prodotto da ARPA nel 2015, che è elaborato, basta vedere la nota metodologica, attraverso una stima, anche avvalendosi degli elenchi telefonici per poter andare a individuare il numero di emissioni commerciali, che individua nel 75% dell'inquinamento, diciamo, come fattore emissivo il riscaldamento domestico dovuto in gran parte ai caminetti dei cittadini, e sostanzialmente minimizza tutti quelli che sono gli altri fattori, in primis quello ovviamente industriale e anche quello del traffico. Questa interrogazione parte ovviamente affrontando questo primo tema. L'assessore Melasecche non era presente nella scorsa legislatura, ovviamente, ma nella scorsa legislatura fu approvato un ordine del giorno, credo all'unanimità, da parte dell'assemblea, presentato dal mio predecessore Andrea Liberati, che venne sostanzialmente venne accolto favorevolmente e che andava nella direzione, diciamo, di un'incentivazione volta all'acquisto di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale, ma anche alla riconversione di quelli che sono veicoli che hanno classi estremamente problematiche per quanto riguarda i fattori emissivi e che sono in particolar modo legate a quelle fasce della società che hanno estreme criticità sotto il profilo, diciamo, sociale, sotto il profilo, e che non possono oggettivamente permettersi l'acquisto di una macchina con una classe energetica superiore. Quindi è chiaro che di fronte a questo tipo di situazione diventa non solo strategico un intervento di questo tipo, ma diventa uno strumento che permette anche a chi non può muoversi di fronte per andare al lavoro, di fronte perché non può permettersi un'automobile diversa, quando ci sono, diciamo, misure restrittive, oserei dire anche spesso discutibili, e che non sono in alcun modo risolutive, e quindi continuiamo a procrastinare, ma che servono solo esclusivamente a evitare le sanzioni che possono essere previste a fronte dei sistematici sforamenti che avvengono in particolar modo in alcune parti della nostra regione. Lo studio che, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, a modo di vedere di chiunque abbia una minima cognizione di causa di quelle che sono la produzione scientifica di ARPA, ovvero la caratterizzazione delle polveri nelle nostre città, che poi è stato ripreso anche dalla stampa, va a identificare come fattore, come sorgente emissiva, ad esempio nella città di Perugia, il traffico con un 40%, parliamo di una percentuale estremamente significativa, a Terni il 27%, quindi è chiaro che oltretutto questo si va anche ad aggiungere a quello che sono, diciamo, che è l'aerosol secondario. Parliamo di una situazione in cui intervenire è fondamentale. In, diciamo,
Ricentrando la questione, in data 23 ottobre 2018 l'Assemblea legislativa, con votazione unanime, ricordavo bene, ha approvato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle Umbria finalizzata a assegnare fondi e prevedere un parziale rimborso in favore di coloro che trasformeranno a metano o GPL la propria auto e il proprio autocarro di portata massima 35 quintali fino a Euro 4, che gli incentivi quindi per la riconversione rientrerebbero nel circolo economico regionale, perché oltretutto non parliamo di risorse che vengono buttate, ma che vanno a creare anche, a far lavorare chi poi questi impianti, diciamo, li adegua e che quindi rientrano nell'economia regionale. Quindi si interroga la Giunta per sapere se sia nella volontà della Giunta regionale di disporre iniziative volte a parziale rimborso della spesa per i possessori di autoveicoli, autocarri fino a 35 quintali, anche utilizzando, oserei dire, quelle che sono le risorse, ad esempio, dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente nella città di Terni, i famosi 4 milioni di euro, e di categoria emissiva inferiore a Euro 4 inclusa, che installeranno sul proprio mezzo impianti a GPL o metano come carburante alternativo, prevedendo una proposta sperimentale nella prossima legge di bilancio. Quindi intanto iniziamo in particolar modo su quelli che sono i settori più problematici sotto il profilo, ripeto, sociale, consigliere, tempo per favore, sociale e ambientale, e poi creiamo, magari mettendo a sistema anche quelle che sono le risorse previste da altri canali di finanziamento per la nostra regione. Grazie. Assessore Melasecche, prego. L'Umbria in effetti è una regione con un elevato parco autocircolante rispetto alla popolazione residente, e le auto pre-Euro 4 rappresentano ancora una fetta importante nel numero dei mezzi che circolano. La trasformazione delle auto fino ad Euro 4 inclusa in auto a GPL metano genera in effetti due effetti positivi, come sostiene il consigliere, cosa di cui sono perfettamente convinto, tenendo conto che sono un metanista convinto da sempre. Innanzitutto alla tutela della salute dei cittadini e un risparmio a medio-lungo termine per tutti. Quindi l'iniziativa è sicuramente da condividere, anche se, andando ben a vedere, le auto, diciamo, ante Euro 4 hanno ormai oltre 12 anni di vita, quindi non è che siano moltissime nel parco generale del circolante. Tale iniziativa, peraltro, farebbe coppia con gli incentivi statali dell'ultima finanziaria legati all'acquisto di nuovi veicoli elettrici, ibridi o almeno Euro 6, con rottamazione di auto almeno Euro 4. Il problema qual è? Che in questa fase particolare del bilancio regionale, tenendo conto che abbiamo la necessità assoluta di recuperare fondi correnti per andare a cofinanziare i fondi europei, stiamo facendo, poi ne parlerà al momento opportuno l'assessore al bilancio, sacrifici notevoli, avendo dovuto intanto saldare debiti precedenti, come ben ricorda il consigliere, circa 24 milioni sul fronte dei trasporti per saldare debiti della regione nei confronti delle aziende che gestiscono il TPL, e quindi non c'è la possibilità in questa fase di provvedere a misure di questo genere. Certo, sarebbe quanto mai opportuno però per incentivare i cittadini nel trasformare le auto in mezzi a metano GPL, che magari il governo incentivasse il numero delle stazioni dotate di tale carburante, cosa che invece sono ancora su alcuni tragitti, molti tragitti a livello di autostrade e strade nazionali mancano completamente, come ben ricorda la questione relativa in Umbria alla motorizzazione civile, che non consente in effetti la revisione di tutte quelle auto, soprattutto le più moderne, che hanno
bombole alla fibra di carbonio, che sono costrette ad emigrare i proprietari verso le regioni vicine, le Marche e la Toscana, per poter fare le revisioni. Sono tutti meccanismi questi di burocrazia e che diciamo in qualche modo disincentivano l'uso del metano. Su questo comunque siamo particolarmente interessati e appena ce ne sarà la possibilità faremo il possibile per organizzare diciamo misure adatte. Grazie. Consigliere De Luca, prego. Grazie Presidente, ma in primo luogo se diciamo ci troviamo di fronte a una piccola frazione, questo in realtà è anche un vantaggio perché possiamo intervenire in maniera più agevole sotto il profilo diciamo dei fondi in bilancio. Oltretutto la scelta potrebbe essere quella di intervenire su quelle che sono le aree con maggiore rischio di crisi ambientale. Ragioniamo su quelle che sono le risorse in bilancio che non possono essere destinate diversamente. I 4 milioni di euro che sono oggetto dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione e il Comune di Terni potrebbero tranquillamente essere rimodulati per questo scopo. Poi successivamente magari chiederò al vicepresidente Morroni specifiche su quante sono rimaste e come sono stati spesi questi soldi. Per quanto riguarda il governo, credo che avrà modo nei prossimi giorni di poter avere un'interlocuzione privilegiata, assessore Belasecche, entrando a far parte del nuovo governo Draghi, quindi mi ritengo parzialmente soddisfatto, soprattutto nel senso soddisfatto per quanto riguarda l'approccio collaborativo, ma parzialmente sotto il profilo di bilancio, ma qui mi devo rivolgere all'assessore Agabiti perché è lei che tiene la borsa della spesa. Grazie.